Non devi temere la sconfitta se credi che possa svelarti poteri che non sapevi di possedere. La mancanza di lealtà è una delle maggiori cause di fallimento in ogni ambito della vita. Quando arriva la sconfitta, accettala come un segnale che i tuoi progetti non erano validi, ricostruisci quei progetti, e issa di nuovo le vele verso il tuo agognato desiderio. Coltivate sempre pensieri positivi, l'entusiasmo non può fiorire in un terreno pieno di paura. La pazienza, la perseveranza e il sudato lavoro creano un'imbattibile combinazione per il successo. Il tuo atteggiamento mentale dà alla tua intera personalità un potere d'attrazione che attrae le circostanze, le cose e la gente a cui pensi di più. Nessuno è mai sconfitto fino a quando la sconfitta non viene accettata come realtà. È letteralmente vero che puoi avere successo in modo migliore e più rapido aiutando gli altri ad avere successo. Un toro può avere delle belle qualità, ma non le farai mai venire alla luce agitandogli un drappo rosso davanti al muso. La felicità è il solo bene. Il luogo in cui essere felici è qui. Il tempo per essere felici è ora. Il modo per essere felici è aiutare gli altri a esserlo. La più grande forza motivante di un uomo è il desiderio di soddisfare una donna. Il vero potere viene solo da un impegno intelligentemente organizzato e propriamente orientato. Una delle cause più comuni del fallimento è l'abitudine di rinunciare quando ci si imbatte in una sconfitta temporanea. Prima o poi, tutti compiamo questo errore nella nostra vita. Non potrete mai perdere due delle risorse più importanti che avete, la forza della vostra mente e la libertà di utilizzarla. Il tuo atteggiamento mentale è qualcosa che puoi controllare direttamente e tu puoi usare l'autodisciplina fino a creare l'atteggiamento mentale positivo. Il tuo atteggiamento mentale attrae verso te ogni cosa che ti rende ciò che sei. Quando i tuoi piani falliscono, la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i tuoi piani non erano validi. Crea altri progetti. Ricomincia tutto da capo. Qualsiasi idea, progetto o proposito può venire instillato nella mente mediante la ripetizione del pensiero. Il successo inizia dalla volontà dell'individuo, è nella sua mente. Proprio come i nostri occhi hanno bisogno di luce per vedere, le nostre menti hanno bisogno di nuove idee per poter concepire. Esiste ben poco di strettamente irrealizzabile. Quando la mente umana si pone un obiettivo animata da una risolutezza che non conosce sconfitte.
Il momento che ti impegni e smetti di trattenerti, tutta una serie di avvenimenti imprevisti, incontri ed assistenza materiale sorgeranno ad aiutarti. Il semplice gesto dell'impegnarsi è una potente calamita dell'aiuto. La persona migliore per fare un lavoro è quella che lo fa senza passare la patata bollente ad altri e senza tornare indietro con delle scuse. L'opportunità spesso si presenta camuffata in forma di sfortuna o di sconfitta temporanea. Voi siete vincolati solo allo schema che fissate voi stessi nella vostra mente. Io credo in me stesso. Io sono coraggioso. Io posso realizzare qualunque cosa intraprenda. Prima di tutto bisogna conoscere la propria mente, poi si troverà la consapevolezza del successo. La vera saggezza è caratterizzata dalla modestia e dal silenzio. Gli uomini che hanno successo prendono delle decisioni tempestivamente, e le modificano, se mai lo fanno, con molta lentezza. Gli uomini che falliscono prendono delle decisioni, se mai le prendono, molto lentamente, e le cambiano di frequente e con rapidità. Indecisione e procrastinazione sono fratelli gemelli. Dove trovi l'una, di solito puoi. Prima viene il pensiero, poi l'organizzazione di quel pensiero in idee e progetti, poi la trasformazione di quei progetti in realtà. L'inizio, come puoi osservare, è nella tua immaginazione. Tieni gli occhi e le orecchie ben aperti e la bocca chiusa, se vuoi acquisire l'abitudine di decidere rapidamente. Quelli che parlano troppo fanno ben poco altro. Se parli più di quanto ascolti, non solo privi te stesso di molte opportunità di accumulare conoscenze utili, ma rivelerai i tuoi progetti e le tue finalità a gente che proverà gusto. Gli uomini possono essere dei giganti con un'indomabile forza di volontà quando si tratta di altri uomini, ma sono facilmente gestiti dalle donne che si scelgono. Nella maggior parte dei casi gli uomini non ammettono di essere facilmente influenzabili dalle donne che li interessano, perché è nella natura del maschio il voler essere riconosciuto. La maggioranza delle persone sono pronte a gettare a mare i loro obiettivi e finalità e a rinunciare al primo segno di opposizione o di sfortuna. Pochi continuano nonostante tutte le opposizioni fino a quando raggiungono il loro obiettivo. Possono non esservi connotati eroici nella parola perseveranza, ma la qualità è per il carattere. La maggioranza delle persone sono pronte a gettare a mare i loro obiettivi e finalità e a rinunciare al primo segno di opposizione o di sfortuna. Pochi continuano nonostante tutte le opposizioni fino a quando raggiungono il loro obiettivo. Possono non esservi connotati eroici nella parola perseveranza, ma la qualità è per il carattere. Finché non hai imparato ad essere tollerante con coloro che non sempre sono d'accordo con te, fino a che non hai coltivato l'abitudine di dire qualche parola gentile a coloro che ammiri, fino a che non hai preso l'abitudine di guardare al bene invece che al male negli altri, non avrai successo né sarai felice.
Non vi è alcuna speranza di successo per la persona che respinge le persone con la sua personalità negativa. Il successo arriva con l'applicazione del potere e il potere è raggiunto grazie agli sforzi di cooperazione da parte di altre persone. Una personalità negativa non indurrà la cooperazione. Molti di noi passano la vita come dei falliti, perché siamo in attesa del momento giusto per iniziare a fare qualcosa di utile. Non aspettare, il momento non potrà mai essere quello giusto. Inizia dove ti trovi, e lavora con qualsiasi strumento tu possa avere a disposizione, e troverai migliori strumenti mentre stai proseguendo. La disciplina arriva attraverso l'autocontrollo. Questo significa che si devono controllare tutte le qualità negative. Prima di poter controllare le condizioni, è necessario innanzitutto riuscire a controllare se stessi. La padronanza di sé è il lavoro più duro che si possa mai affrontare. Se non conquisti te stesso, verrai conquistato da te.